Da qualche giorno è disponibile il database completo di FC24 e oggi, in concomitanza con l'uscita della web app, andiamo a vedere insieme qualche perla nascosta. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, andando a riprendere un po' quello che è il format fantacalcistico del bug del listone, ovvero quei giocatori fuori ruolo che rendono ovviamente in fase d'asta, andiamo ad analizzare quelli che secondo me possono essere i bug del database di FC24, dove per bug intendiamo dei giocatori con delle statistiche importanti e che possono essere fondamentali all'inizio del gioco, nonostante magari meno inflazionati di altri. La prima carta che andiamo ad analizzare è quella di una calciatrice brasiliana del Manchester United. Sto parlando di Geise da Silva Ferreira. Attaccante di 1,69 m con 4 di stelle skill e 3 di piede debole. Presenta un work rate di normale, ma prima di andare a vedere le statistiche andiamo ad analizzare quelle che sono le introduzioni di quest'anno, ovvero i playstyles. Innanzitutto ha il playstyle della trivela, che gli permette dunque di poter calciare più precisamente d'esterno, ma anche crossare e mettere la palla in mezzo. Io vi assicuro che il tiro e il cross d'esterno anche quest'anno, almeno nella fase iniziale di FC24, saranno abbastanza fastidiosi, soprattutto quando ci segneranno da posizioni improbabili. Poi ha il quick step, ovvero il cosiddetto razzetto, uno stile che gli permette di poter correre e sfruttare tutta la sua accelerazione nonostante magari non sia lengthy, non abbia un body type importante. Trickster per quanto riguarda le stelle skill, flair per le giocate di classe e infine tecnico. Per quanto riguarda invece lo stile di corsa, presenta controlled con praticamente tutti gli stili d'intesa, fatta eccezione per finalizzatore, motore e artista, che le conferiscono il controlled explosive, ovvero uno dei nuovi stili di corsa che ricordo saranno presenti solo ed esclusivamente su PS5 anche quest'anno, visto che sono una feature del motore grafico Hypermotion, che non è presente invece su old gen. Andiamo a vedere le statistiche. Infatti presenta 90 sia di accelerazione e velocità scatto, rapidissima, e combinata al playstyle, seppur argento e non plus, rischia di essere molto efficace. Per quanto riguarda il tiro, ha un'ottima finalizzazione, pecca un po' in potenza tiro perché è un fatto genetico che le donne comunque rispetto agli uomini non abbiano questa gran potenza nelle gambe, quindi è un po' un problema di tutti gli attaccanti femminili questo. Ha un buon passaggio, 79 di corto e 72 di lungo con 77 di effetto. Ottime le statistiche di agilità e equilibrio, 92, mi preoccupa un po' il 78 di reattività che potrebbe renderla un po' goffetta con la levetta stick nei micromovimenti, però poi ha anche 84 di dribbling e 81 di freddezza. Inoltre è anche una delle poche donne a presentare un gran parametro di resistenza, 84, e di aggressività, 85, nonché di forza, 89. Questa, anche considerato l'overall 81 e considerando che fa parte dello United ed è comunque brasiliana, potrebbe essere molto interessante come giocatrice starter nelle nostre squadre. La seconda carta è ancora una volta una calciatrice, ancora una volta un attaccante, ma stavolta del Real Madrid femminile, dello Zambia, e sto parlando di Rachel Kundanangi. 4 stelle skill e addirittura 5 di piede debole, praticamente una costruzione alla Dalglish, alla Bayeder per questa calciatrice. Per quanto riguarda i playstyle, anche in questo caso abbiamo colpo di testa, trivela, relentless per cui preserverà la sua stamina, quick step, il razzetto che le permetterà di sfruttare al massimo la sua velocità, primo tocco, tecnico e pallonetto. Mentre per quanto riguarda lo stile di corsa è praticamente sempre controlled, fatta eccezione per il pennello, quindi l'artista che le conferisce il controlled explosive. Ma andiamo alle statistiche, infatti anche lei è rapidissima, 91 di accelerazione e 91 di velocità scatto, 85 di finalizzazione, stavolta una potenza tiro di tutto rispetto, 81. Qui pecchiamo un po' per quanto riguarda i passaggi, ma ovviamente questa è una giocatrice che non va sfruttata per i passaggi. 80 di agilità, 78 di equilibrio e 80 di reactions per 1,75 m un po' mi preoccupano onestamente come attributi. Invece per quanto riguarda controllo palla, dribbling e freddezza siamo su ottimi parametri. Anche lei ha una buonissima stamina che combinata al playstyle dovrebbe garantirne comunque la continuità nei 90 minuti e 91 di forza dovrebbe comunque permetterle di resistere anche a qualche contatto fisico con i difensori.
Questa qui può tranquillamente essere un top starter iniziale per poi diventare magari un super sub in fase successiva, veramente top. Ritorniamo tra i maschietti perché questa carta di Karim Adeyemi assolutamente non poteva passare inosservata. Anche qui la valutazione è bassina, 80, però parliamo di un giocatore 4 stelle skill e 4 piede debole, 1,80 m e work rate alto alto, quindi super continuo. I playstyle sono di assoluto livello, abbiamo addirittura il quick step plus per sfruttare all'ennesima potenza la sua velocità. Poi abbiamo gioco aereo, acrobatico, giocate di classe, rapido e pallonetto, non plus ma che comunque il loro lo faranno. Parliamo poi di un giocatore che con tutti gli stili di intesa è mostly explosive, fatta eccezione dell'architetto che lo rende controlled explosive. Ma veniamo alle statistiche, perché sono delle signori statistiche, soprattutto quelle di velocità e accelerazione di pari passo sul 96, finalizzazione 80, pecca anche lui in potenza tiro, infatti ha solo 76, malino i passaggi, 74 di corto e 64 di lungo, bene l'agilità ma male la reattività, parliamo comunque di un giocatore di 1,80 m, però quel 78 mi fa storcere il naso, così come il 76 di freddezza e di stamina non sono proprio al top, potrebbe aver bisogno di un ricambio a partita in corso. Però anche questa versione qui di Adeyemi portato a casa dei prezzi decenti è veramente ottima per l'inizio. Visto che non c'è due senza tre, ritorniamo a vedere un'altra carta di una calciatrice femminile, in questo caso Mayra Ramirez del Levante. Presenta 4 skill e 3 di piede debole, un work rate di alto normale e parliamo di una carta che ha anche degli ottimi playstyle perché anche lei ha il quick step, la stamina, gioco aereo, primo tocco, tecnico e il tiro a giro, quindi una novità rispetto alle carte che abbiamo visto fino ad ora. È maggiormente controlled con quasi tutti gli stili d'intesa, mentre sarà controlled explosive con artista, motore e finalizzatore. Le statistiche sono ottime perché in questo caso abbiamo 88 di accelerazione e 90 di velocità scatto, ottima finalizzazione 85, stavolta siamo su anche di potenza tiro 83, bene il passaggio corto con quel 78, malino il passaggio lungo invece con 65, agilità benissimo 91, bene anche l'equilibrio, reactions 81, siamo al limite. Così come invece siamo al top con il controllo palla 84 e il dribbling 85. Bene anche la freddezza 81 e sono tanta roba anche le stats di fisico, infatti ha 95 di elevazione, 93 di resistenza, 88 di forza e 71 di aggressività. Questa qui potrebbe essere molto interessante schierata magari sulla fascia per correre o come attaccante in un attacco a due, come quella che va in profondità per favorire poi l'inserimento dell'altra punta. Rimaniamo sempre in Liga e rimaniamo sempre in quella femminile in casa Atletico Madrid per parlare di Aji Bade, calciatrice nigeriana per l'appunto dell'Atleti, che presenta 4 stelle skill e 4 piede debole, quindi molto completa sotto questo profilo, work rate alto normale e parliamo di una carta che è praticamente sempre controlled tranne che con artista che la rende controlled explosive. In quanto è playstyle, anche in questo caso abbiamo quello della stamina, il quick step, quello delle skill, le giocate di classe e rapido, che si vanno a combinare alla perfezione con delle grandi stats. Infatti abbiamo 88 di accelerazione, 88 di velocità scatto, bene finalizzazione 85 e potenza tiro 82, passaggi così e così giusto 75 di corto si salva, malino l'agilità 77, 82 di equilibrio, 81 di reattività per una carta che è comunque 1,60 m, mi aspettavo di più, bene la freddezza. Così come molto bene l'elevazione 91, 84 la stamina e 84 la forza. Quel 42 di aggressività invece rischia di tradursi in una giocatrice un po' passiva, ma comunque se la dobbiamo semplicemente sfruttare come giocatrice che va in profondità, attacca gli spazi e corre, può dire la sua. Quindi in Liga Spagnola ci sono tutta una serie di opzioni che linkano chiaramente poi tra di loro se capita che giochino insieme. Nel calcio femminile, che sono veramente molto interessanti. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono le carte che avete adocchiato voi nel database e che magari avete visto solo voi perché non sono famosissime. Io come al solito vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi perché per me è importante e vi do appuntamento qui sul canale ad un prossimo video. A presto.